È Lost in Europe, il progetto che ha vinto il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo 2024 del Parlamento europeo, grazie all'indagine sulla scomparsa di oltre 50.000 bambini migranti. Il gruppo, guidato dalla giornalista olandese Geesje van Haren, ha scoperto che dal 2021 sono scomparsi in media ogni giorno quasi 47 bambini migranti che arrivano in Europa. Molti di loro sono vittime del traffico di esseri umani o si trovano coinvolti nel giro di vite dell'UE contro le bande di trafficanti che controllano i viaggi della morte. They say this is just a tip of the iceberg that there were 51,433 children missing. The last time that we did this investigation, there were only 18,000 children missing back in 2021. So the number did increase. We don't know what happens if we do the investigation again in 3 years. La ricerca ha inoltre rilevato significative incongruenze nella documentazione e nelle segnalazioni in 31 paesi. Many children are also caught at the borders and they end up in prison for people smuggling whilst they were smuggled themselves. So the EU war against people smuggling works out the other way for minor children. A lot of minor children are in adult detention because of that.